sagra del Torcetto dagli tanta gente, una bella giornata, tante pro loco e bancarelle di produttori. Esatto, è vero, insomma, quale migliore occasione, insomma, anche oggi rappresentare questo evento così importante con, direi, insomma, una meraviglia cartolina, direi. Abbiamo il tempo, a nostro favore, siamo nella solita piazza Castello, con questa meravigliosa cornice, le nostre proloco amiche che insomma sono sempre presenti, insomma incominciano ad arrivare i visitatori, i turisti e quest'anno in particolar modo abbiamo la presenza anche dei camperisti, pensate voi che arrivano da diverse parti d'Italia, abbiamo saputo che addirittura arrivano dal Lazio, insomma, e questo è importante perché anche grazie alle vostre comunicazioni, grazie anche all'Obiettivo News, credetemi, sono arrivate le comunicazioni in sostanza, quindi siamo contenti, veramente soddisfatti, stanchi ma veramente soddisfatti. Sono veramente numerosi i produttori sotto i portici, li riempiono praticamente tutti. Sì, ci hanno riempito i portici e questo ci dà altrettanta soddisfazione, insomma non solo danno altrettanto arricchimento a quello che è in sostanza il suo borgo, credo che siano oltre 28, perché poi qualcuno si è aggiunto all'ultimo, ma questo ci ha permesso veramente di completare tutto il portico. E le proloco presenti con le loro specialità, c'è un profumo che aleggia nell'aria che fa venire l'acquolina in bocca. Sì, peccato che i vostri telespettatori non lo possano avvertire questo, stasera, ma gli potremmo garantire che questo avviene. Insomma, sì, sono pronte, stanno veramente ormai preparando e i turisti si stanno cominciando a degustarne i sapori e quindi probabilmente insomma, svuoteranno anche quest'anno, voglio dire, le varie pentole. Due giorni di festa, ieri sera anche a Salone Paglia. Sì, insomma, bisognerebbe battezzarla la 48 ore, abbiamo terminato stanotte e non credo che siamo riusciti neanche a dormire, insomma, siamo qui comunque sul posto, presenti e contenti a dare, insomma, a fare il nostro mestiere. Proloco è presente ed è presente a fare proprio la sua attività, insomma, a servizio dei turisti. E scommetto che state già pensando a qualcosa per il prossimo anno. La 34esima, sì, come avete ben capito, davvero, insomma, vogliamo portare la conoscenza del Torcetto in tutta Italia e bisogna come tale farlo capire che il Torcetto è nato qui ad Aglie e ne abbiamo la dimostrazione in sostanza, insomma, ne abbiamo gli attestati, possiamo proprio dirlo che il Torcetto è nato in Aglie. Aglie viva, un orgoglio per l'amministrazione, avere associazioni che lavorano bene in paese. Sì, senza dubbio, le nostre associazioni, io non perdo occasione per dirlo, sono veramente il nostro orgoglio e la nostra forza. Oggi parliamo in particolare della Proloco di Aglie, che ha organizzato la 33esima edizione della Sagra del Torcetto, che come le 32 precedenti è stata assolutamente un grande successo. Se siamo ancora in orario mattutino, sono le 10.30 del mattino e il paese pullula di gente in ogni angolo e quindi questo è sicuramente un grande risultato per cui voglio veramente ringraziare la Proloco, ma ringraziare anche la Proloco che nel 1988 decise di organizzare la prima Sagra del Torcetto puntando su un evento che celebrasse appunto il nostro prodotto tipico. Fu una scelta assolutamente azzeccata che oggi dopo 33 edizioni è ancora assolutamente lo stesso smalto e quindi sicuramente anche una bella prospettiva di crescita per il futuro.